Buon ciao raga, benvenuti dal vostro amichevole nonno della rete per diciamo l'ultima sbustata di Magic. Seguite il canale perché in questo fine settimana ci sarà un piccolo riassunto di ciò che è successo durante la guerra della scintilla. Farò una piccola spiegazione della storia. Nel frattempo vi apro questi time booster. Per la prima volta li proviamo. L'unico difetto che sono in inglese. Diciamo l'unico difetto almeno per me. Poi fortunatamente Magic forse è l'unico gioco che non ha problemi di lingua e di prezzo. Cioè che le carte americane in inglese anzi hanno un valore fisso, perché come vi ricordiamo, le carte italiane valgono solo in Italia, le carte americane valgono in tutto il mondo. Come prima carta è proprio la viandante, The Wanderer. Tanti Planeswalker, ben 36. Poi sul canale troverete anche le migliori carte per lo standard. Ci uscirà una classifica di Guerra delle Scintille. Perciò abbiamo quante non belle non comuni? 4, 5, 6 non comuni, 7 non comuni, 8 non comuni, 9, 10, 11. Non so onestamente se cambiano sia le carte o la rarità. Sicuramente ci sarà una rara o mitica. In totale sono 30, 35, sì, 35 carte, tutte un pacchetto. Come vedete sono tutte bianche, ok, levando le multicolori che comunque fanno parte del bianco. Ok, questa è la rara. Ogni creatura infligge danno a se stesso pari alla propria forza. E questo è il blocco bianco. Una delle comuni che mi piace troppo è lei. Mettiamo segnalino più uno sulla creatura bersaglio. Quella creatura guadagna attacco improvviso e in più guadagniamo 2 punti vita. Andiamo con il blu. Oh, Casmina. Sì, si dovrebbe chiamare Casmino. Però è figo, come l'hanno fatti. Peccato che non fanno queste cose pure in italiano. Allora c'è Giadovin come sempre, Casmina, l'avevo indovinato bene. La trasmutazione di Casmina. Ok, 4 Planeswalker pure qui. Quindi vediamo, 5, se le non comuni sono sempre di uguale numero, 6, 7. 8 augure di bolas fortissimo, 9, 10, 11, 12, 12, sì, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E poi la rara, più o meno, Ender the God Eternals, 12, e qui 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, ok, allora no, allora sono varie. Ho contato bene, 3, 6, 13. Qua sono uscite 13 non comuni in quello bianco. Sì. E in quello blu ne sto contando solo 12. Non ne vorrei superare niente. Allora è tutto causale, casuale. Le rare o rara o mitica. Purtroppo adesso mi sono uscite solo rare. Andiamo con il nero, vediamo se siamo più fortunati. Se esce una bella mitica. Ci sono anche le regole. Nel tuo turno. 1, 2, 3. Che forte questo gattino.
Ok, qua sembra che è uscito un place worker in meno, un altro gattino però. Allora, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, più o meno si escono dai 12 alle... No, non è lei. Dai 12 alle 13 sono comuni. Bella lei, distrugge un qualsiasi numero di place worker con due malaneri, stregoneria. Scegli un place worker che controlli e metti due segnalini fedeltà pari ai place worker distrutti. Figa. Questa è una delle parti finali della guerra di Nicol Bolas. Qua stava vincendo. E comunque sì, raga, mi hanno richiesto, cioè, più che mi hanno richiesto, parlando un po' con i ragazzi, veramente bella la storia, questo endgame di Magic. 1, 2, 3, 4 placeworker. Sì, più o meno, secondo me sono fighi, poi costano sui 7-8 euro, ci stanno. Anche se purtroppo una rara. Oh, bello. A me un place worker è uscito. Ci manca il verde. A me Chandra è figa che ogni volta gli viene levato un segnalino fedeltà, possiamo fare danno a place worker o giocatore. Con più uno esiliamo la prima carta del deck e possiamo giocare quella carta esiliata. E con meno 7 esiliamo le prime 7 carte e le possiamo giocare in quel turno. Il bello è che quando faremo meno 7 faremo anche 7 danni al nostro opponent. Poi una cosa figa di Chandra che pure quando prenderà danni, visto che si leveranno i segnalini fedeltà, lei sparerà. È figo. E poi manca il verde. Vediamo i place worker verdi. Una delle carte più sbagliate, sto cercando dove meglio inserirla, questa elfa druida, fortissima. Il simbolo di Nicola, l'attacco alla cittadella, un po' di spoiler. Una delle comuni più fighe di questa espansione. Ok, un altro Planeswalker. Vivien. Lampo a tutte le creature, a tutte le nostre creature. Con più uno, tutte le nostre creature guadagnano vigilanza, cioè cautela e raggiungere. Poi possiamo fare meno due, guardare le prime tre carte e esiliarne una. Se quella è una carta creatura, la possiamo giocare. Bello. E dai, secondo me ne valsa la pena. Se fossero italiani ne avrei presi qualcuno in più, anche se una rara 7 euro molto, è molto a rischio. Diciamo come per lo più per chi vuole iniziare a giocare si trova un bel po' di carte utili dell'ultima espansione. Ho visto quasi tutte le non comuni e comuni forti in... Uno o due per anche, come abbiamo visto il gatto nero. Li consiglio per 7, sui 7-8 euro. Secondo me è un acquisto, come acquisto mirato, va bene. Se siete fortunati, vi esce una bella carta, perché alla fine, secondo me, di queste 5 carte si giocano tutte. Questa è più forte. Oh, raga, come sempre, prima di lasciarvi, like. Commento, richiedete che deck volete che vi monto di questa fantastica espansione. Sicuramente dalla settimana prossima troverete i deck. Inizierò a fare video sui deck. Qualcosa? Devo aggiungere più niente. Niente. Continuate a seguirmi sul canale. Grazie a tutti per la visione, al prossimo video, ciao!